scettro e la corona, e dietro di loro ci stava naturalmente il nuovo podestà dei matti. Salivano pian piano le scale del palazzo pretorio e tutto d'un tratto l'Arlecchino spalancava la porta, ritrovandosi di fronte il podestà grigione, i suoi luogotenenti e i vari consiglieri. E l'Arlecchino urlava: oggi non è giorno di occuparsi di legge, di decreti e di politica, oggi è il giorno delle Valdorie. Signor podestà, si tolga dal suo scranno e lasci il passo al nuovo monarca. E così il podestà grigione, malvolentieri, si scansava e doveva incoronare il nuovo podestà dei matti. Finita questa scena all'interno del palazzo pretorio, il corteo arrivava dove siamo noi, sotto il quercio, ove veniva allestito un grande tavolo con sopra una sedia, dove veniva messo a sedere il podestà dei matti. Al suo fianco c'era l'Arlecchino e il dottore. L'Arlecchino, dopo aver fatto un'orazione scherzevole nei confronti del podestà dei matti, estraeva dalla saccoccia un foglio che leggeva sulla pubblica piazza. Era ciò che il popolo tanto attendeva, perché venivano narrate le storie più vietate, più stucchevoli, accadute durante l'anno, nonché tutte le malefatte dal Consiglio Comunale. Una volta addirittura accadde che un Arlecchino della famiglia Bruni aveva talmente offeso un tale della famiglia Alberti che fu miseramente assassinato dallo stesso, appostato con il suo archibugio dietro la struttura lignea del quercio. Il quercio una volta non era una struttura così fatta, ma era tutta di legno, bruciò nel 1855 e fu ricostruita adesso in pietra. Oggi l'Arlecchino non ha più con sé la sua orazione, ma legge la posta dei matti, che potremmo definire come l'orazione del popolo.